Buongiorno a tutti, benvenuti a IT per la presentazione ufficiale della prima Striker di Gardone Valtrompia, la APX. La APX segna un punto importante dove all'impianto meccanico M9 viene affiancato un impianto meccanico di nuova concezione, lo Striker, quindi il percussore lanciato. Una struttura che consente all'operatore di concentrarsi esclusivamente sull'attività di ingaggio e quindi non perdere energie mentali per pensare ai comandi della sicura manuale, in quanto tutte le sicure di un'arma di questo tipo sono automatiche. La APX è fornita in calibro 9x21 e 40 Smith & Wesson. Come abbiamo detto, ci offre la possibilità di essere gestita e smontata con estrema facilità. Procediamo allo smontaggio dell'arma, che risulta assolutamente semplice in quanto basta ruotare il perno di smontaggio per sfilare il fusto dal carrello. Abbiamo una asta guida molla con una doppia molla incatenata, la canna e il carrello. Come vedete, a differenza di tutte le Striker presenti in commercio, la APX offre la possibilità di togliere lo chassis interno, quindi il telaio metallico, che è l'unica parte immatricolata di questo componente, con l'asportazione dei due perni, quello di smontaggio e il pin posteriore. Questo si sfila e si può sostituire agevolmente l'intera impugnatura per adattarla ai vari impieghi che poi l'operatore o il proprietario vuole dedicare all'arma. L'impugnatura presenta il dorsalino posteriore sostituibile in tre misure, basso, medio e alto, in modo da potersi adattare a qualsiasi tipologia di mano. Per quanto riguarda il montaggio, una volta proceduto all'inserimento della canna all'interno del carrello, andiamo a posizionare l'asta guida molla con le due molle incatenate sul dente di posizionamento, si inserisce il carrello all'interno delle guide, l'arma è immediatamente operativa, subito montata. Sul carrello troviamo le mire, che sono inserite a coda di rondine, quindi facilmente sostituibili da un armaiolo in caso di danneggiamento o in caso di sostituzione per volere del proprietario. Possiamo utilizzare tacche di mire fissa o regolabile, piena con riferimenti bianchi o con fibra ottica, e un elemento fondamentale presente in tutte le armi Beretta è la possibilità di verificare il corretto funzionamento della sicura automatica al percussore, che si svincola solo ed esclusivamente, vedete da questo perno che emerge dal carrello, quando il grilletto è completamente trazionato anteroposteriormente. Quest'arma si adatta in maniera completa ai tiratori destrimani o mancini, in quanto abbiamo presente lo slide stop, quindi la leva arresto carrello turatore ambidestra fissa, quindi possiamo averla sia per il destrimano che per il mancino fisso, e la possibilità di sgancio del caricatore reversibile. Con una puntina si può immediatamente svincolare il tappino e ruotare per l'impiego da parte di un operatore mancino. Ci rivedremo nelle prossime settimane per testarla a fuoco.